Con un'ordinanza sindacale del 20 ottobre, l'amministrazione comunale di San Filippo del Mela ha comunicato che l'acqua della condotta comunale potrà essere utilizzata solo per uso igienico e sanitario e non è potabile dal 21 ottobre per almeno 30 giorni. Sindaco, da che cosa è causato questo problema idrico? Il problema è molto semplice, è causato, basta affacciarsi al balcone per vedere che c'è ancora uno scorcio d'estate. L'estate sta continuando, siamo 21 ottobre come se fossimo nel mese di luglio sostanzialmente, e quindi fin quando le falde non verranno rafforzate dalla pioggia subiranno un impoverimento praticamente quotidiano. Che cosa potete fare voi come amministrazione comunale? Allora, io tengo a precisare una cosa: io quando mi sono insediato da sindaco, già a luglio, inizio luglio, c'erano i problemi con l'acqua. Noi abbiamo fatto tantissimi interventi eliminando sprechi, aumentando l'adduzione e tant'altro, che l'anno scorso siamo arrivati al 31 agosto senza nessun problema per la distribuzione, e quest'anno siamo arrivati al 30 settembre senza nessun problema. Abbiamo garantito per tutta la stagione estiva l'acqua nelle case. Chiaramente ci doveva essere una diminuzione dei consumi, diminuzione che non c'è stata, e questo ci sta creando qualche problema. Devo pure dire che in tutti i quartieri l'acqua è stata erogata con estrema regolarità, mentre invece al centro abbiamo avuto delle difficoltà dove abbiamo dei consumi maggiori. E qui, per ovviare a questo, abbiamo chiuso inizialmente il serbatoio di sera, perché al mattino lo trovavamo proprio a secco, quasi alla fine, e poi adesso siamo stati costretti a ricorrere ad un pozzo privato che ci determinerà che per mezzo paese non avremo potabilità. Quanto durerà questa criticità? Ma fin quando non cambia il tempo c'è il rischio che ci sia questa criticità. Nel momento in cui cambierà il tempo è chiaro che la criticità verrà meno, mi auguro prima possibile, in maniera tale che chiudiamo nel giro di qualche giorno, al massimo di qualche settimana, questa criticità che prima durava molto di più.